Ciao a tutti amici, benvenuti in un nuovo video, spero stiate tutti bene. Il video di oggi è una pescata estiva di fine luglio, interamente dedicata ai serra con le esche di superficie come lo stilo. È una giornata un po' sfortunata per certi versi, ma comunque anche divertente perché ci sono state diverse catture. Prima di dare via al video però voglio presentarvi questo nuovo zainetto che sto utilizzando in tutte le mie pescate meno impegnative come mezze giornate, albe, tramonti. È uno zainetto molto piccolo, compatto, ma assolutamente pratico, in quanto è ricco di scomparti, tasche e cerniere per organizzare meglio la roba. Perché lo consiglio e perché lo preferisco ai classici zaini monotasca, tipo quelli del Decathlon da pochi euro? Per il semplice motivo che con uno zaino del genere riesco a organizzare benissimo tutta la mia attrezzatura in poco spazio e soprattutto riesco a mettere al sicuro tutti quegli oggetti di valore che adesso si portano sempre dietro con noi, tipo il cellulare. In questo modo posso separare gli oggetti di valore dall'attrezzatura da pesca e avere tutto organizzato e in sicurezza senza rischiare che qualcosa sovrapponga o schiacci qualcos'altro. Quindi, se vi interessa saperne di più, lo zaino si chiama Avventuriero e anche per questo ha guadagnato un po' di punti preferenza nei miei confronti. Trovate tutti i link al relativo sito in descrizione. Adesso via al video. Oh, eccomi qua, finalmente tornato al mare dopo un po' di giorni di stop. Oggi è la tipica giornata estiva, maestralino, che è vento termico pomeridiano più che maestrale. Un po' di torba nei primi metri d'arriva e poi acqua limpida. Io spero di trovare qualche serra, oggi voglio pescare più che altro in superficie con stilo e popper. Ecco qua l'attrezzatura di oggi. Voglio iniziare subito con lo stilo. Skirmjan 70J, il mulinello il solito che uso a serra, il BGMQ 3000, e poi in alternativa allo stilo voglio puntare molto sul popper il 130T. Oggi ho portato tutto concentrato nel nuovo zainetto e vediamo, dai, non voglio perdere tempo in chiacchiere. Oggi lo stilo, nonostante il venticello laterale, si lancia più che bene, quindi penso che pescherò la maggior parte del tempo con questo. Il popper, essendo più voluminoso, fa sicuramente fa attrito e viene rallentato. Però vediamo un po', dipende anche dal gradimento dei pesci. Per ora darò fiducia allo stilo. Questa è la versione 2.10. Colorazione pink anchovy. Wow, Dio mio, che attacco! Quello era un pesce esagerato, ho visto una schiena, probabilmente la GoPro non darà questo effetto, ma ho visto una schiena di un pesce sopra i 5 kg senza problemi. Però non ci è rimasto, anzi in realtà non ha proprio toccato l'esca. Quindi spero di essere la più fortunato la prossima volta. Maledizione. Provo a popper per vedere se i pesci hanno una reazione diversa. Oh vai, pronti! Ecco sì, adesso che la termica è calata si lancia decisamente meglio anche il pop, quindi è diventato pescabile. Vediamo, gli do fiducia una mezz'oretta, poi torno con lo stilo. Oh, che legnata! Niente, via, oggi non è la mia giornata fortunata. Anche questo è un pesce bellissimo, ma non c'è rimasto. Questo però almeno l'ho sentito in canna. Ora ho avuto qualche inseguimento, anche di bei pesci, ma senza attacchi, quindi faccio l'ultimo cambio, perché il sole sta tramontando, quindi sarà probabilmente l'ultimo tentativo con quest'esca.
e finisco la giornata con lo stiro. Eccolo qua. Cattivissimo! Che legnata! No, se n'è andato! Si è staccato! Mamma mia, era un pesciotto, però mi ha tirato una legnata talmente forte che ho pensato a qualcosa di grosso, di molto grosso. Invece era solo un pesciotto molto incazzato. Va bene così. Eccolo, eccolo! Quello del Serra del Tramonto. Però sono disorganizzatissimo, senza boga. Il boga ce l'ho, ma è nello zaino. No, gira di qua, dietro le rocce, dietro le rocce. Dai, collabora un pochino, collabora. Vieni qua che è più calmo. Sembra allamato bene. Ammorzo bene in coda e il secondo amo si è aggrappato sotto le branchie. Una presa praticamente islamabile. Poteva saltare quanto voleva. È andata male. Si è rotto sul chilo abbondante. Allora, visto che non ha perso manco una goccia di sangue e soprattutto non ha manco toccato le rocce, direi che è abbastanza in forma per riprendere il mare. Ciao ragazzo, questi in genere sono pesci di branco, quindi confido che ci sia ancora qualche compagno in giro. Questi sono piccolini. Questa è una medaglietta. Oggi ho avuto mostri sull'esca, ma essendo una persona molto sfortunata mi tocca accontentarmi di questo serrotto. Però visto che nella pescata di oggi l'intenzione primaria era quella di portare un pesce a cena da cucinare con la mia ragazza, a questo serrotto spetta l'invito a casa. Eccolo, eccolo, eccolo qua. Staccato. Si sono attivati i pesciotti. Il tramonto potrebbe essere divertente. Riproviamo. Eccolo, eccolo, eccolo. Sono sempre loro, eh? Solita taglia, ci deve essere uno sciame qua davanti. In queste situazioni lo stilo è veramente micidiale. Stai tranquillo, stai tranquillo. Eccolo qua. Allora, il pesce per la cena c'è già, quindi te torni a casa. Sei un po' impanato, ma tanto in acqua ti pulisci subito. Vai. Sto avendo attacchi praticamente quasi ad ogni lancio. Eccolo, altro pesciotto. Mamma mia, qua la taglia va a diminuire. Ah no, è uguale agli altri.
Anche te fai il bravo che tanto torni a casa. Non ti muovere mentre rilascio, vai. Andato anche lui. Ultimi tre lanci e poi chiudo la pescata. Tanto in genere quando la situazione è questa non cambia ed è inutile infierire su questi pesciotti. Tra l'altro non sono neanche divertenti. Va bene sentire qualche attacco, ma poi mi viene annoia, quindi penso che la giornata con le sue gioie e le sue sfortune si possa chiudere qua. Amici, la pescata di oggi finisce qui, ma non il video, non staccate ancora. Oggi ci sono state due belle occasioni, due serra molto grosse hanno dato rispettivamente uno sul Popper 130T e l'altro sullo Stilo 210, ma a fortuna loro non hanno trovato le ancorette, hanno sbagliato l'attacco, quindi gli è andata bene. E fortunatamente per me la serata ha svoltato in finale con un delirio di serrotti che proprio si buttavano a capofitto sullo stilo. Quindi almeno al tramonto è stato molto divertente. Avrei preferito prendere un pescione, ma queste sono regole che non ho detto io, quindi per questa volta è andata così e l'appuntamento con il pescione magari sarà per la prossima. Adesso, come avevo detto, l'obiettivo della giornata era anche portare a casa un pesciotto da cucinare per la cena con la mia ragazza. Quindi continuate a guardare il video che adesso parte una ricettina molto molto gustosa e secondo me valorizza tantissimo il pesce siamo. Buona visione!